terapia della famiglia organizza un corso dal titolo Salute mentale globale e migrazione ai confini di Gaia. Il sottotitolo è Geopolitiche, geocliniche, patologie individuali e collettive, differenze, identità, confini e borderscapes. Strumenti per un'indagine sulla mente estesa. Io sono una delle relatrici del corso e in questo oggi anche intervistatrice dei miei colleghi, quindi degli altri relatori. Passerei quindi la parola a Pietro Barbetta, direttore del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, relatore del corso, che introdurrà gli altri colleghi e ci spiegherà quali sono propriamente gli strumenti e le tematiche del corso. Pietro. Grazie. Intanto volevo presentarvi Jacqueline Boscolo Pereira, fondatrice del Centro Milanese di Terapia della Famiglia. E poi oggi sono presenti tre dei relatori, cioè io, Arianna Marazzetti e Chiara Brambilla. Gli altri relatori del corso sono Gianluca Bocchi, che insegna Scienze della Globalizzazione all'Università di Bergamo, Giuseppe Cardamoni, che è uno dei più noti etnopsichiatri italiani, Rita Finco, che si occupa di etnoclinica e che gestisce insieme a me e al dottor Fulgenzio Rossi un'attività di etnoclinica. E, ecco, questi sono i nostri relatori, i nostri formatori. Quest'anno abbiamo pensato a un corso iniziale, in via sperimentale, di tre fine settimana, uno si terrà a marzo, gli altri due dopo il periodo più tardo, uno a giugno se non sbaglio e l'altro a settembre, e in questi corsi appunto declineremo il titolo che è stato prima presentato da Diana Barazzetti in vari ambiti. Adesso io però passerei la parola brevemente a Chiara Brambilla, che incomincia a raccontarci la sua esperienza. Chiara Brambilla è antropologa, dottoressa di ricerca in antropologia, e ha fatto delle ricerche molto importanti sui rapporti tra il nostro paese e l'Africa, il Nord Africa, il Maghreb, in particolare, con particolare riguardo alla Tunisia. E che questo sarà uno dei temi sui quali lavoreremo, perché è un tema che riguarda anche, come dire, questioni che non sono solo culturali, ma sono anche sociali ed economiche. La parola per illustrarci questa parte del tuo lavoro. Diciamo che come dire, la ricerca che ho svolto tra Italia e Tunisia è una ricerca di carattere etnografico che credo in qualche modo possa aiutare ad orientare rispetto a quelle che saranno anche le tematiche trattate nel corso. Vale a dire che da una parte c'è stata questa assunzione del confine, della frontiera, come uno spazio privilegiato attraverso il quale cercare di interrogare, di interrogarci su quelle che sono le sfide non solo a livello culturale ma anche sociale, politico, educativo che riguardano la nostra contemporaneità. Quindi il tentativo di prendere, assumere l'importanza del pensare e ripensare i confini non solo come dei siti empirici ma come degli spazi concettuali a partire dai quali interrogarci insieme all'interno del corso per cercare di identificare delle tattiche, no, alla di certo virtuose per affrontare le sfide contemporanee. Quindi l'assunzione della frontiera come un laboratorio per leggere la contemporaneità. Pietro, sarebbe interessante raccontare, insomma, come ci è venuta l'idea, partendo da questi casi, come è nata un po' l'idea di proporre questo corso. Sì, l'idea di questo corso è nata dal fatto che noi non proponiamo una teoria generale, non abbiamo teorie generali, partiamo invece dalla singolarità. Quindi per noi l'analisi del contesto inizia con la singolarità dei singoli casi, delle singole situazioni, dove per singolarità non si intende l'individuo,
no? Ma si intende l'episodio, la singolarità è l'episodio. Quindi, per esempio, l'episodio della ricerca di Chiara Brambilla è un episodio rilevante, come una serie di altri episodi che racconteremo e di cui parleremo, sono episodi rilevanti per formulare un'epistemologia della questione di Gaia. Cioè un'epistemologia della questione di Gaia interessa oggi una pluralità di figure professionali ad alto livello, gli psicologi, i medici, gli avvocati, i manager e altre figure professionali che in qualche modo affacciano, si affacciano a una questione storica di grande rilevanza. In questo senso, per esempio, un'autrice che a noi interessa molto è Isabel Stengers. Isabel Stengers, che è stata una filosofa di riferimento della scuola di Milano all'epoca, quando scrisse insieme a Elia Prigozhin quest'opera che si intitola La Nuova Alleanza, che oggi pone in maniera seria, attenta, questa questione. Qual è la fine del nostro pianeta? Perché il rischio del nostro pianeta è di finire male se si continuano alcune pratiche che sono pratiche di mercato e che non rispettano l'eticità delle singole attività e delle singole professioni. Quindi noi cerchiamo di dare, attraverso un'analisi di casi, un quadro di riferimento. Per dare un esempio di singolarità di quello che prima Pietro ci ha raccontato, la tua ricerca, Chiara, mi sembrava particolarmente interessante da raccontare, insomma. Ecco, sì, la ricerca, come si diceva, ha riguardato il caso di studio della frontiera tra Italia e Tunisia, che però è stato investigato attraverso il rapporto tra due città, la città di Mazara del Vallo in Sicilia e la città di Mahdia in Tunisia. Quindi il tentativo è stato quello di leggere la complessità storica e contemporanea di questa frontiera attraverso queste due città che sono come si specchiano attraverso la frontiera. Quello che cercheremo di portare anche all'interno del corso è in particolare l'approccio metodologico che abbiamo utilizzato durante questa esperienza di ricerca, che si è fondato su quelli che sono i principi dell'antropologia visuale, riprendendo anche gli insegnamenti di un antropologo che è Gregory Bateson, tra i fondatori dell'antropologia visuale. E infatti tra i prodotti che questa ricerca ha dato c'è anche la realizzazione di un video documentario, tra l'altro partecipativo, cioè in parte girato attraverso la partecipazione degli attori che abitano e vivono, attraversano questa frontiera. Prima Pietro, nel tuo discorso hai utilizzato un termine interessante che poi è anche all'interno del, insomma, del titolo di questo, di questo corso, Gaia. Cosa significa? Da dove è nato, insomma, l'utilizzo di questo termine? Beh, il termine Gaia è un termine molto interessante, molto importante. Lo introdussero alcuni studiosi della complessità, faccio solo un nome, Stephen Jay Gould, ma anche lo stesso Gianluca Bocchi, che farà parte del nostro corpo di insegnanti, Mauro Ceruti. Il termine Gaia è un'indicazione, un nome da dare alla Terra, che è un nome da dare alla Terra particolare, perché chiaramente la Terra è il... Gea è il nome antico, il nome degli antichi greci, e Gea significa anche gaietà, felicità, quindi Gaia è il pianeta felice per definizione. In questo senso noi introduciamo questo nuovo corso non per fare una rivoluzione, tra virgolette, ma per aggiungere al nostro lavoro di formazione in terapia, in counseling, in mediazione, anche un lavoro nuovo che renda partecipi i diversi tipi di operatori.
compresi anche gli insegnanti, dalle scuole materne fino all'università, tutti gli insegnanti, renda, come dire, più, dia degli strumenti in più a questi operatori per leggere l'epistemologia della complessità così come si presenta nell'epoca contemporanea. L'epoca contemporanea è un'epoca molto particolare e abbiamo bisogno assolutamente di integrare i saperi per poter avere uno sguardo globale sulle situazioni. Nello stesso tempo, questo sguardo globale sulle situazioni si deve basare su storie, origini di storie. C'è un bellissimo titolo di un testo di Mauro Ceruti e di Gianluca Bocchi che si intitola Origini di storie, quindi sulle origini delle diverse storie che si costruiscono e che si creano nel mondo oggi, dai processi migratori, agli scambi internazionali, ai nuovi modi di vedere la salute mentale e la salute pubblica più in generale, ai rapporti che intercorrono e che sono rapporti storici del lungo periodo tra i mondi, per esempio tra l'Africa e il Brasile, tanto per dire, soltanto per fare soltanto un esempio. Bene, chiederei ora un ultimo commento alla fondatrice del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Jacqueline Boscolo Pereira. Io volevo dire che sono felice non solo di ospitare questa iniziativa, ma anche di vedere allargare gli orizzonti, creando nuove lenti per vedere il mondo come è oggi. Penso che i fondatori del modello del Centro Milanese, del Milanapol, sarebbero felici di parlare, di sentirci parlare di nuove lenti per arricchire il modello e anche chi lavora con questo modello. Ora colgo l'occasione per ricordare la data di presentazione, la serata di presentazione del corso, che si terrà il 26 ottobre alle ore 18 presso i locali del CMTF. E per ulteriori informazioni potete consultare il sito del Centro Milanese di Terapia della Famiglia www.cmtf.it.